Hola amigo, oggi sono molto fortunato perché Acustica di Napoli mi ha messo a disposizione questo nuovo drum kit della Roland che si chiama TD27KW e questo è un kit che si posiziona appena sotto il modello di punta che è il TD50, che è la Ferrari delle batterie elettroniche. Me la sto suonando un pochino, mi sono già accorto di alcune cose veramente notevoli. Se segui i miei video sai che io ho sempre parlato benissimo dell'elettronica nel momento in cui l'elettronica ti permette veramente di suonare in maniera facili, che ti permette di avere sensibilità dinamica. Adesso ti faccio sentire un paio di elementi. Per esempio, senti questo rullante che sensibilità ha raggiunto. Ha il doppio della sensibilità rispetto agli altri trigger. Senti qua, ti faccio un press. Senti il ride? Pazzesco. Quindi la prima cosa che mi colpisce è la sensibilità, la realisticità nel suonare, che è la sfida delle batterie elettroniche, perché ovviamente i marchi cercano di arrivare a colmare il gap con la batteria acustica. Devo dire che questa centralina, questo cervellone, ha fatto dei passi avanti. Considera che io ho usato e uso prodotti Roland e devo dire che sono rimasto molto sorpreso da questa cosa. Vediamo un attimo la configurazione, tra l'altro, di questo kit, che si presenta con due tom e un timpano e due crash, quindi già un kit assolutamente suonabilissimo, visto che molte batterie elettroniche invece hanno, che so, un solo crash oppure un solo tom, no? Tra l'altro io posso integrare altri pad o trigger al kit, quindi se volessi fare il tamarro, voglio fare tre tom, due timpani, oppure mettere una sezione di trigger elettronici alla mia sinistra, posso farlo, posso espanderlo. Con questa centralina, questo set, puoi suonare veramente di tutto. Cioè, la cosa impressionante è veramente il suono acustico, quindi non bisogna aver paura di utilizzare il suono acustico su una batteria elettronica. Oppure posso fare anche un po' di funk alla David Garibaldi. Senti che dinamica hanno le Ghost Notes. Ovviamente se volessi suonare i generi musicali più moderni, hip hop, R&B, trap, beh, questo è lo strumento, cioè sicuramente riesco a fare meglio con questa batteria che con uno strumento acustico. Yo! Questa centralina comprende un botto di suoni, ci sono 700 suoni integrati e la possibilità di avere 100 banchi differenti. Tra l'altro più o meno la metà sono già fatti, pronti all'uso, e tutti gli altri li puoi creare come vuoi tu. E poi hai la possibilità, cosa che per esempio nel mio caso, la uso spesso, è utilissima, di integrare dei suoni esterni. Quindi con una SD card posso inserirla e inserire il suono di rullante, che ne so, del disco che ho fatto con la mia band. Mettiamo che io vado a suonare, voglio proprio quel suono di rullante, lo posso integrare e abbinarlo a uno qualsiasi dei pad. Ti dico la verità, io non avrei nessun problema a portarmi in giro questo kit per andare a suonare live nei club o in alcune delle situazioni che ho. Ad esempio, ho una situazione anni 80, senti questo feel e dimmi che feel è. Sei pronto? Chi indovina vince la batteria. No, scherzo. Registrazione. Allora, sai che se devi registrare una batteria acustica devi cominciare ad avere tutti i microfoni, i cavi e la scheda audio. Con questo strumento ti basta collegare un cavo USB dalla centralina al computer e registrare in multitraccia fino a 28 canali separati. 28. Dove sono 28 canali qua? Che non abbiamo neanche 28 pezzi. Ma in realtà, perché sentirai il canale separato del piatto ride, il piatto ride campana, avrai il canale separato delle rullante al centro, del rullante cerchio, degli effetti. Quindi puoi modificare veramente tutto dopo. Non perché tu lo debba fare per forza, ma perché puoi migliorare comunque la tua performance in un secondo momento senza doverla rifare.
altre opzioni che ha questa centralina interessanti. Direct out. Col direct out, in pratica, tu puoi suonare. Immaginiamo che sai suonare con la tua band e hai il tuo metronomo integrato in cuffia, intanto senti il tuo suono di batteria mentre suoni, ma il fonico puoi dare un segnale separato e trattarlo indipendentemente dal suono che tu senti in cuffia. Quindi ammettiamo che il fonico ti dice: ah, scusa batterista, mi puoi equalizzare la cassa o mi puoi dare un po' più volume? Certo, tu puoi continuare a sentire in cuffia quello che senti, ma lui invece dai una cosa leggermente diverso, oppure puoi separare addirittura gli effetti e quindi dare due segnali con il segnale acustico della batteria con due cavi jack-jack e gli dai la batteria senza effetti e con gli altri due segnali direct out dargli solamente gli effetti, quindi è veramente customizzabile come vuoi. Bluetooth, questa centralina ha integrato il Bluetooth per permetterti di evitare di avere cavi, sbattimenti, attaccare il computer col cavetto che poi non va, ci vuole quello piccolo piccolo. Qua attacchi il tuo smartphone o il tuo computer direttamente alla centralina, te la vede, schiacci play sulla tua base drumless e ci suoni sopra con le tue belle cuffie. Ora ti faccio vedere com'è facile utilizzare la centralina per personalizzare un kit. Qua siamo in un banco completamente vuoto, quindi partiamo da zero. Con questi super bottoni posso semplicemente, per esempio, cambiare il suono di cassa. Lo seleziono. Qua ho un suono di cassa 24 pollici. E vado a mettere quella che mi piace. Facciamo questa. Stessa cosa rullante. Ho tutta una serie di suoni. Ok, prendiamo questo che ti faccio vedere un'altra cosa interessante. Se vado più all'interno della centralina posso fare tutta una serie di cose veramente interessanti, quindi posso andare a editare per esempio il suono di rullante nella maniera in cui mi piace, posso addirittura cambiare gli armonici. Quindi se vado sulla sezione instrument, ok, posso modificare per esempio l'accordatura, farla più bassa o più alta se mi piace questo suono, ma più funk. Poi posso modificare, questo è pazzesco, il muffling, cioè li posso mettere la gaffa, un pezzo di gaffa un po' più grande, oppure addirittura il donut, che sarebbe tipo il big fat, pazzesco. Quindi capisci come ogni suono può essere veramente personalizzato. Una cosa interessante, che era quella che ti dicevo, della stanza, ok? Questo è attualmente disattivato, è su off. Quindi il suono veramente asciutto. Se io attivo il suono della stanza, vado a ingrandire il mio suono, vado a farlo in maniera più precisa ancora. A questo punto io posso scegliere tutta una serie di parametri, non solo il volume, ma il tipo di room. La distanza, quindi se voglio ingrandire o diminuire la distanza del suono. A chi consiglierei questa batteria? Ma sicuramente a chi vuole studiare in casa, suonando in appartamento, ma avendo la qualità, la sensibilità, la dinamica e quindi la sicurezza di poter studiare in maniera giusta. E poi sicuramente a chi va a fare live nei club piccoli. Queste sono le mie prime impressioni su questo gioiellino, che devo dire sono contento di aver provato. E anzi, ti segnalo che da Acustica a Napoli ci sono i primi 10 custom kit disponibili, quindi li trovi da loro in esclusiva. E ti ricordo anche che c'è una mia playlist di video, ti lascio il link nelle note, con tutta una serie di video che ho già realizzato che parlano di elettronica. Quindi se vuoi sapere di più su trigger, centraline, kit ibridi, tutto quel mondo lì, ti lascio il link qui sotto nelle note. Questo è quanto, buona musica e alla prossima. Ciao!